Buonasera, professor Barbero. Buonasera. Qui vediamo un particolare di un'opera molto conosciuta. Si tratta degli affreschi di Benozzo Gozzoli che si trovano a Firenze a Palazzo Medici Riccardi e che rappresentano il corteo dei magi. Perché partiamo questa sera da questa immagine? Beh, Benozzo Gozzoli in questo affresco si è divertito a raffigurare anche molti personaggi del suo tempo. Ci ha anche messo il suo autoritratto, credo, da qualche parte. E in particolare ha raffigurato molti personaggi in costumi strani, esotici. E sono i membri di una delegazione dell'Impero Bizantino, che era venuta in Italia qualche tempo prima. Questo che vediamo qua è l'imperatore Giovanni Paleologo. Ed erano venuti in Italia con una missione disperata, chiedere aiuto contro i turchi, che stavano per divorare l'impero bizantino. E l'unica speranza di salvezza era di avere aiuto dal Papa e soprattutto dalle repubbliche marinare, da Genova, da Venezia. Però c'era un problema. L'impero bizantino era cristiano, sì, ma non era cattolico, non obbediva al Papa e da molto tempo i rapporti fra Bisanzio e l'Italia erano pessimi. Del resto ancora oggi la Chiesa ortodossa in Russia e in Grecia è separata dalla Chiesa cattolica. È separata perché la missione dell'imperatore Giovanni è fallita, anche se fino all'ultimo sembrava che riuscisse. Le premesse c'erano tutte. Il Papa li ha invitati a un grande concilio che si teneva a Ferrara, poi a Ferrara è scoppiata la peste, hanno dovuto interrompere i lavori. Quindi tutti in quarantena già allora. Eh sì, ma del resto la quarantena l'hanno proprio inventata a quei tempi. E funzionava anche, perché l'epidemia è stata contenuta, non è uscita da Ferrara. È uscito il concilio, invece, che si è trasferito a Firenze, dove Benozzo Gozzoli, da giovane, li ha visti passare. C'erano 700 dignitari al seguito dell'imperatore, 700. Quindi non passavano inosservati. E le discussioni sono andate molto bene. La delegazione bizantina ha ceduto su tutti i punti di disaccordo, sull'idea di purgatorio che loro non accettavano. E la delegazione papale invece ha concesso alla Chiesa ortodossa, anche dopo l'unificazione, di conservare i suoi rituali particolari, la sua liturgia. E quindi alla fine Papa Eugenio IV ha potuto proclamare la riunificazione delle chiese. Non c'erano più cattolici e ortodossi, ma solo cattolici. Ma poi l'accordo non è stato applicato, perché ancora oggi sono separati. E infatti non è stato applicato perché quando sono tornati a casa, i bizantini hanno scoperto che il popolo non lo voleva questo accordo. Il popolo e la maggior parte del clero erano abituati ad aver paura del Papa. E piuttosto che sottomettersi al Papa, qualcuno ha cominciato a dire meglio i turchi. È diventato uno slogan, meglio il turbante della tiara. E così è successo quel che è successo. Nel 1453 il sultano Mehmet II, il conquistatore, ha conquistato Costantinopoli, che oggi infatti è Istanbul. Come si dice, tra i due litiganti. Grazie, professor Barbero.